Oggi mi voglio mettere alla prova e voglio farlo con un esercizio che praticamente non ho mai fatto e in generale nessun batterista fa mai. Voglio fare questo esercizio, voglio provare questo nuovo metodo che adesso vi dirò, ma voglio farlo riprendendomi da zero. La prima volta che suono questa cosa voglio riprendermi, voglio capire quanto faccio schifo quando mi metto a studiare una cosa nuova. In pratica, mo vi spiego di cosa si tratta. Praticamente l'altro giorno mi è arrivato questo libro qui che si chiama Quinto Alto ed è di Fausto Craparotta, che probabilmente magari conoscerete anche perché lui è da un po' che è in giro in Italia a fare clinic proprio su questo libro qua, dove spiega un po' di cose, perché è una cosa molto molto innovativa. Adesso ve ne parlo e vi spiego bene come funziona. E tra l'altro, appunto, voglio ringraziare Fausto per avermi mandato questo libro, perché è veramente molto 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 figo, tra l'altro anche con tanto di dedica eccetera eccetera eccetera, quindi sono molto 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 felice. L'idea, come dice il titolo stesso, anzi il secondo titolo, il sottotitolo, come si chiamano i titoli più in basso, il canto ritmico della batteria. E già qui è una cosa strana, perché il canto, quindi noi dovremmo andare a cantare mentre suoniamo la batteria, più o meno, perché in realtà non è che andiamo a fare i Phil Collins della situazione, però praticamente dobbiamo andare a cantare delle figurazioni ritmiche mentre suoniamo. E questa in realtà è una cosa molto molto figa che serve un sacco, che però non facciamo mai. Cioè io il massimo che faccio è contare il numero di battute quando suono, perché magari so che dopo 8 battute c'è il ritornello, quindi vado a contarmi in modo tale da far, però questo è il massimo di conteggio che ho fatto. Qui la situazione è completamente diversa, cioè è proprio come se avessi un alto in più, cioè come se la voce fosse appunto il mio quinto alto, e quindi è una cosa in più da gestire. Quindi più o meno questo è. Adesso andiamo alla batteria, andiamo a provare questi esercizi qua che sono fighissimi. Comunque, a parte tutto, io vi lascio questo metodo qui comunque in descrizione, vi lascio anche tutte le informazioni di Fausto qui sotto in descrizione, il suo Instagram eccetera eccetera eccetera, così almeno se volete avere info su questo libro gli potete direttamente scrivere in privato e vi risponde subito e siete a posto. L'idea dell'esercizio di oggi, cioè l'idea del capitolo di oggi, che è solo uno dei capitoli di questo libro, ve la spiego subito. In pratica noi, aprendo il libro, abbiamo due pagine complete dove c'è la spiegazione di tutta la questione count, quindi abbiamo tutte le possibilità di counting, quindi di voce. Successivamente nella pagina dopo invece vi faccio vedere, sempre se me lo mette a fuoco, tutte le possibilità di cassa, sempre queste due pagine. In pratica, dopo gli esercizi preparatori per la voce, c'è una parte molto interessante sui paradiddle. Voi sapete quanto mi piacciono i paradiddle, quindi appena ho visto questo esercizio mi sono intrippato subito tantissimo. In pratica la questione è questa: abbiamo tre possibilità di paradiddle fatti a groove, quindi fatti su charleston e rullante. La prima è un paradiddle normalissimo, cioè con l'accento sul primo colpo. La seconda è sempre un paradiddle ma con l'accento sul primo e il secondo colpo, quindi i due colpi singoli sono accentati mentre i diddle, cioè i colpi doppi, sono ghost. Mentre la terza è un po' più complicata, perché abbiamo sempre il paradiddle normale, destra, sinistra, destra, destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra, ma questa volta dobbiamo andare ad accentare il primo colpo e l'ultimo, quindi soprattutto l'ultimo dei colpi sarà un po' difficile, perché avremo una ghost e subito dopo un accento sempre con la stessa mano. Comunque è questo qua. Fatti questi paradiddle dovremo andare ad inserire ogni possibilità di cassa e ogni possibilità di count. Questa è la cosa complicata. Quindi proviamo ad esempio a suonare l'esempio di paradiddle che c'è nella pagina di fianco. In pratica cosa succede? Abbiamo tutti e tre le possibilità di paradiddle fatte una dopo l'altra. Il count della voce è in ottavi, quindi 1 and 2 and 3 and 4 and. E la cassa suona la figurazione numero
5, che è quella che vi metto qui. Anziché spiegarvela, è molto più semplice farvela vedere così. Quindi questa figurazione di cassa e questo count dovremo riuscire a suonarlo su tutti i paradiddle di prima. Proviamoci, vediamo cosa succede. Ah, ovviamente io conterò il più forte possibile, ma non mi sentirete molto perché mi sentirete più che altro dai panoramici, ma direi che è meglio così. Mi cercherò di far sentire, ma è meglio se non mi sentite tanto. Ok, ma adesso non ho fatto la cosa più difficile possibile, ho fatto solo l'esempio che c'era già lì. Quindi adesso andiamo a prendere un altro count e un'altra cassa. Ad esempio, proviamo adesso a cantare il count I, perché i count sono segnati con le lettere mentre le casse sono segnate con i numeri. Nel count I praticamente devo andare a cantare solamente gli ultimi due sedicesimi. Quindi se tutti i sedicesimi di solito si cantano one, I, and, da, adesso canterò solo enda, quindi enda, 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 enda. Mentre di cassa proviamo a mettere, la cassa 4, cioè quella che suona solamente i primi due sedicesimi. In questo modo praticamente con la cassa suonerò i primi due sedicesimi, con la voce andrò a cantare gli ultimi due sedicesimi. È un po' particolare, ma proviamo a fare tutti questi tre paradiddle fatti in questo modo. Ok, facciamone ancora uno. Questa volta voglio provare a complicarmi veramente la vita, vedere se ce la faccio. Quindi mantenendo sempre il paradiddle vado a suonare la cassa che suona primo e ultimo sedicesimo. Con la voce vado a cantare secondo, terzo e quarto sedicesimo. Quindi l'esercizio è questo, l'idea del primo capitolo di questo libro è questa qua, ma il fatto è che questo è appunto è solo un capitolo dei tantissimi. Quanti sono? Ah, ok. Si basano tutti su questa roba qua, però secondo me questo non è un libro da dire ok, adesso studio solo quello e basta, perché è un libro che comunque va a stimolare molto 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 il cervello, perché il cervello ha bisogno di dividersi non in quattro parti ma in cinque, che è ancora più difficile. Quindi secondo me è importante mettere nella propria routine di studio alcuni esercizi come questo, perché aiutano per il timing, aiutano per la coordinazione, aiutano per veramente un sacco di cose. Più che altro perché questi non sono sempre i soliti esercizi, ma è qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco, quindi secondo me è figo. Come vi dicevo, oltre ai paradiddle ci sono molte altre cose. Ad esempio il secondo capitolo tratta dei doppi paradiddle, poi le letture che sono veramente molto interessanti, perché andiamo a leggere una certa cosa, interpretare sulla batteria alcune robe mentre dobbiamo contare. E la figata è anche questa secondo me, che questo libro non è che dice ok, prima partiamo dal pad mentre si conta sul pad e poi no, andiamo subito su batteria e andiamo a suonare subito qualcosa
cosa che volendo potremmo andare a suonare tranquillamente in una canzone. Poi tratta anche della suddivisione ternaria, perché fino adesso abbiamo visto solo tutta la questione dei sedicesimi. E infine una roba molto molto interessante che riguarda la seconda parte del libro, dove praticamente abbiamo tutti i generi, cioè abbiamo, mo vi spiego, il jazz, quindi tutto lo sviluppo della coordinazione jazz usando anche la voce, il funk, eccolo qua, e poi abbiamo anche tutta la questione odd meters, quindi tempi dispari. Dato che molto spesso me li chiedete, qui ci sono i tempi dispari, ci sono 5 quarti, 7 quarti, eccetera eccetera eccetera. Quindi è un metodo fatto veramente bene, più che altro perché è un metodo che nel momento in cui si capisce come funziona, si capisce qual è l'idea, ognuno può crearsi gli esercizi da solo. Devo studiare un certo groove di un certo genere? Ok, me lo studio, ma intanto canto anche ritmicamente qualcosa sopra, perché il fatto di cantare ritmicamente su un qualsiasi esercizio, ma anche su uno stupido paradiddle come abbiamo fatto prima, fa sì che questo esercizio che stiamo facendo diventi molto 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 più solido, cioè diventi più Scusa Fausto, mi è caduto il tuo libro. Diventi molto più preciso, anche perché poi nel momento in cui andiamo a suonare veramente questa cosa non andremo più a contare una roba ritmicamente, quindi sarà una cosa che toglieremo dal nostro cervello e quindi faremo molto meno fatica a suonarlo, a farlo preciso, eccetera eccetera eccetera. Quindi secondo me questo metodo è molto molto figo. Io direi che la potrei finire anche qua, quindi dovevo ancora registrarne un pezzo. Quindi questo è, io direi che posso anche finirla qua. Vi ricordo ovviamente che questo metodo qua di Fausto Craparotta, Quinto Alto, lo trovate in descrizione, trovate il link Amazon, così potete cliccare e acquistarlo direttamente. Vi lascio qui sotto anche il profilo Instagram di Fausto, così almeno se avete qualsiasi domanda da fargli potete chiedergli quello che volete, lui tanto è super disponibile, quindi vi rispondo al volo. Io ovviamente come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, perché è una roba super 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 importante. Vi ricordo anche di andare a fare un giro sui miei social, Instagram e Facebook, e basta, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!